Buongiorno, sono all'esordio in stagione di Dormita con Felpa. Piccolo aggiornamento sulla mia lavatrice, ancora guasta. Stamattina bisogna fare la cernita dei panni sporchi perché sennò non ho più mutande. Come va la mia schiena? La mia schiena oggi la mia schiena è ok, ma ultimamente chissà cosa ho mangiato ieri sera. Tra l'altro per sfizio perché avevo mal di schiena, l'altro giorno mi hanno mandato a fare una risonanza alla schiena. Risonanza alla schiena che non facevo dal 42, se non sbaglio. Il risultato della risonanza è che ho 3 protusioni e un'ernia. In questo giochino è più o meno come avere il prurito a un'unghia, però non è il massimo. Quando lo leggi dici, ah sì, 3 protusioni e un'ernia. Che più o meno se fai questo giochino da 50 anni come me ce l'hai. Poi ovviamente io sto parlando di cose che non conosco. Però penso sia meglio non averle che averle. E quindi adesso si tratta di fare terapia da adesso fino al 152 di giugno. Angelo, buongiorno. Scusami se ti disturbo, ti volevo chiedere, mi faresti sapere oggi a che ora ho terapia? Grazie. Non c'è cosa più bella che svegliarsi la mattina con il mal di schiena. È proprio una sensazione che mi dà gioia. Cioè, se non mi sveglio col mal di schiena, mi preoccupo. Sto mangiando una media di 5-6 Pink Lady al giorno. Comunque buona, vado all'allenamento. Oggi è pesi, terapia, allenamento ancora. E forse questa settimana si gioca la terza partita ufficiale dopo più di 2 mesi che siamo qua. Forza. Dico forse perché se non sbaglio oggi esce un altro DPCM. Praticamente il DPCM esce più spesso del mio vlog. Questo non è positivo. Guardate Luigi, lui è una lavatrice funzionante. Non come me, che gira così. No, vi devo per forza far vedere sta roba che è di un disagio allucinante. Panni sporchi e questo scatolone. Lo scatolone è il mio armadio dentro il bagagliaio. Roba allenamento. Questo non è buono, quindi adesso bisogna fare il travaso. Andiamo. Allora, alle 9:30 terapia, quindi faccio i pesi dopo? Sì, fai i pesi dopo. Quindi cambio di programma, vado diretto a fare terapia ora e poi vengo al palazzetto. Signor Carmando, la ringrazio, ci vediamo più tardi. È stato un piacere. Assolutamente, un onore, subito di mattina così. Faccio il suo lavoro. Ciao. Cambio di programma volante inaspettato. Meglio, perché così c'ho più tempo per pranzare con calma. Ciao, buongiorno. Ma meglio? Dai, meglio. Peggio c'è solo la carrozzina. Così? Così lo sento. Contrae. Aspetta. Il giusto, no, non è esagerato. Penso vada bene così. Okay. Ci vediamo fra 20 minuti. Finito il primo giro, ora laser. Guarirò secondo te? Firmo? Proprio adesso mi sono ricordato di non aver pagato il parcheggio. Niente multa. Salvo. Gigi, stavo parlando dei miei infortuni, cioè della mia schiena. Te che infortuni hai? Bah, io sono famosissimo per non avere le caviglie, Tommaso. Cioè tu cammini sulle tibie, praticamente? Di solito sì. Questo ti... E riesci comunque a produrre delle prestazioni oneste? Ogni tanto sì. Questo ti fa onore, Luigi. Sei un esempio per tutti noi. L'uomo senza caviglie. Buongiorno. Signor Lubrano, io ho un regalo per lei. Ora non ringrazio, gentilissimo. Lei ha 36,4. 36,4? Fatta terapia. Fatto terapia. Sto già peggio. Questa cosa della chiusura delle palestre, caro Luigi, voglio morire. Perché tu sai bene che noi abbiamo sala pesi qui al palazzetto, ma per sollevare i pesi veri dove andiamo? Luigi, alle palestre. E le palestre sono chiuse per colpa del coronavirus. Luigi, di una parolaccia. La tua scelta. Lo so che non è da te, ma di nevro le parolacce. Porca zuzza. Cazzo. Angelo! Dov'è Angelo? Alexa, dov'è Angelo? Con te di Mullo. No, dov'è Angelo? Salve. Allora, il signor Marino è un po' di tempo che ha problemi di schiena. Visto le sue condizioni precedenti, abbiamo potato per cure intensive, tra virgolette, non fraintendete, sia qui che in
un centro di fisioterapia. Dove sono andato stamattina, mi hanno già visto. Dove è andato stamattina? Fammi interrompi. Basta. C'ho dei broccolini da fare, Luigi, oggi clamorosi. Bombardamento. Ciao ragazzi. Vesuvio oggi ce l'abbiamo o no? Quando superi una certa età, non so, diciamo i 30, non sei più infortunato, è tutto semplicemente normale. Quello che c'ha la schiena, quello che c'ha la caviglia, quello che si deve fare l'infiltrazione del ginocchio, se no gli si secca. Ognuno ce n'ha una. Chi non ha niente, o mente, o è miracolato. Com'è? Stai cagando? Lo sai che non si può parlare al telefono se non stai cagando e io mangiando, eh? No, no, no. Oh. Non sarebbe bello. Ti avverto, eh? Non inizi a cagare, tutto Dio. Aspetta un attimo, mi metto le cuffie, che così almeno lavo i piatti. Le foto del cappellino sono perfette, quindi domani a mezzogiorno. La felpa, ok. Mascherine. Ci stiamo lavorando, fratello. Stai parlando alla telecamera. Questo momento dalle 2 alle 3, come lo possiamo chiamare? Questo è il momento business. Momento dalle 2 alle 3 è il mio momento business con Massi Fella. Mi tiro su ora dal letto. La rottura di cazzo del mal di schiena è che tendenzialmente riesce a fare tutto, però riesce a fare tutto male. Come se la schiena fosse un tronco unico che non si muove. Easy. Secondo me la miglior scarpa di sempre. Questa giornatina senza sole. Nel frattempo, mentre bevo il caffè, ho messo anche in fila un po' di clip del vlog, così almeno poi faccio prima a montarlo. Preparo lo zaino, preparato, che la mia roba, come sapete, è in macchina. C'è una luce pazzesca per fare i selfie, vieni qua. Era un video. Questo è quello che si vede in campo un'ora prima dell'allenamento. I ragazzi che puliscono, zona stretching. E lo staff sempre pronto. La fasciatura è una roba super personale, per cui me la faccio sempre da solo e sempre a pelle. Che se sbagli una staffa, poi bestemmi tutto l'allenamento. Vado dentro. Anche oggi abbiamo passato. Hai sfangato anche oggi? Pazzesco, eh? Bernie, ti rendi conto che con la pandemia, il DPCM e l'election day in America il mondo sta cambiando tipo nelle prossime 20 ore? Siamo parte dell'storia, Tony, stiamo vivendo in un momento dove noi siamo partecipi dell'storia mondiale. Prima di andare in spogliatoio vi faccio vedere una roba che ho apprezzato parecchio. I pesi. La società ha comprato i pesi per allenarsi, è un gran gesto. Un po' di frescura prima di andare a fare terapia. Oh, ma che fate, il bagno turco o la doccia laggiù? Ma che roba, oh! Quante la mela! Vai! Freddo! Aia, freddo! Ancora freddo! Freddo l'altro po'. Allora, ragazzi, stasera prendo io le parti di Tommy e il vlog è cambiato. Grazie. Ci si vede domani. Ciao, è sempre un piacere, dottore. Grazie. Eccoci.
Una cosa che ci tengo a dire prima di chiudere è che Angelo è una persona veramente speciale, perché c'ha un umorismo incredibile che a me ammazza tutti i santi giorni. Però prima di essere uno che fa ridere coi suoi modi, è un super professionista, cioè uno che se c'è bisogno sta qua fino a mezzanotte e arriva la sera mattina per fare terapie, massaggi eccetera. Quindi è veramente una persona che in un gruppo fa bene. Detto questo, adesso sono le 8:30, vado a casa, mangio e poi crollerò nel letto. Si chiama Routine. Grazie per aver guardato, grazie per aver seguito il vlog anche oggi. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciate un commento se avete delle curiosità o qualcosa. Io arriverò a casa e non avrò nessuna forza di registrare, quindi andrò a mangiare e a dormire. È stato bello anche oggi, ragazzi. Ciao, al prossimo vlog.